dal mio composto. Prova, niente proprio. Andiamo a iniziare? A che stiamo? Buongiorno. Buongiorno a tutti, riprendiamo le trasmissioni in diretta di Metro Napoli Web TV e oggi inauguriamo un tipo di trasmissione nuova che speriamo di poter replicare su tutto il territorio provinciale. La nostra intenzione è quella di dare voce alle amministrazioni locali su tematiche che loro direttamente si suggeriranno. Oggi abbiamo deciso di dedicare la prima delle nostre trasmissioni all'area metropolitana al comune di Nola, che come sapete è il comune nel quale si svolge una delle feste più belle del territorio napoletano. Quella di Nola è stata la scommessa più grossa che come Web TV abbiamo provato a realizzare. L'obiettivo era quello di uscire dalla Web TV intesa come televisione della provincia di Napoli e provare a raccontare quello che avveniva sul territorio. E in particolare quello che avveniva sul territorio tra una pubblica amministrazione e i cittadini. Vede l'edizione nord del mattino, ho fatto proprio un pezzo su questo. Sì. Abbiamo in studio una serie di ospiti che si tratterranno essenzialmente su questa straordinaria iniziativa della Festa dei Gigli. Io volevo innanzitutto dare la parola al sindaco. Lei oggi ci sta portando una notizia, così? In effetti già da qualche anno esiste una rete di comuni. Sono comuni che fanno tutti importanti feste con le macchine cosiddette a spalla. Questa rete ha deciso praticamente di presentare la candidatura di tutte e cinque i comuni all'UNESCO. Il senso del riconoscimento come bene immateriale dell'UNESCO è esattamente questo, il tentativo cioè di tutelare, di preservare un bene, consentendo anche di migliorare la performance di quel bene stesso. L'idea era quella di sentire sia le istituzioni che esperti del settore, quindi dei veri e propri tecnici, dei professori, degli organizzatori, dei comitati. Immaginate che le origini di queste botteghe artigiane veramente affondano al tempo, parliamo del Settecento, quando già nella Grande Napoli avvenivano le feste barocche per eccellenza in largo di palazzo e i nolani erano considerati i maestranti e quindi decoratori eccelsi di questa disciplina della cartapesta e quindi eravamo anche i realizzatori ufficiali delle famose macchine di Ferdinando Sanfelice per quanto riguarda proprio l'effimero barocco napoletano che si materializzava lì con le corti borboniche. È così diffusa nei cittadini di Nola ma anche nel circondario questa passione per la festa? Sì, è diffusa. La festa nasce nell'infanzia di ogni cittadino nolano. Ognuno di noi ha vissuto il suo percorso gigistico, se così si può dire, costruendosi nei propri rioni di appartenenza il giglio dei bambini, dei ragazzini, che chiaramente cercava di imitare la vera festa dei gigli. Si cresce con la festa dentro, per poi arrivare ad essere con grande soddisfazione un cullatore,
Il culatore non è il facchino, non è l'uomo di forza, il culatore è qualcosa di eccezionale, è colui che fa cullare il giglio, non colui che lo trasporta, perché noi i gigli li culliamo, non li trasportiamo. Ma tu la alzi pure? Ah, sei pure un cullatore, come si dice. Faccio tutto. Quindi tu li costruisci, li prepari e poi li porti pure in giro. Quando poi fate la festa, insomma, il fatto di essere quello che lo porta e l'ha costruita è una bella soddisfazione. Cioè tu sai che praticamente sai cosa ci sta sopra. Insomma, a volte dico, no, è come pesante, no? E tu invece lo sai che è leggero, tutto. Ci partiva, si diceva che è pesante. Ma la coppa è riuscita a te? No, no, me... poco. Poco. La festa dei gigli è una festa che dura un intero anno e tra gli elementi di maggiore interesse vi è senza dubbio la costruzione della macchina da festa. Qui nella bottega, nell'antica bottega d'arte Tudisco, è in allestimento tra i primi gigli quello del giglio del Salumiere. Il progetto che potete vedere alle mie spalle, firmato dall'architetto Nando Giampietro, è un tema molto interessante, riguarda un aspetto molto particolare della tradizione dei gigli. Nello specifico parliamo appunto del rito della bandiera, un rito che si è sovrapposto alla millenaria tradizione, possiamo dire soltanto di recente. Le origini vere di questa festa, io ne ho lette diverse. Gli esperti dicono che è una festa pagana, però la festa nel suo rituale, nella sua tradizione è estremamente religiosa, per cui tutti gli atti, poi se si vedono tutti gli atti singolarmente, hanno questo aspetto religioso molto forte. Tutta la festa nasce proprio da questo sacrificio, di questo santo, allora vescovo di Nola, che decide di darsi ai barbari che avevano conquistato Nola in cambio della liberazione della città. Al suo ritorno i nolani gli vanno incontro con, si dice, con dei gigli. Attività che si tramanda solamente da padre e figlio. Infatti sapevamo bene la cosa. Quindi lei la segue dall'inizio, sì, praticamente. Sì, sì. Quindi segue per tutto l'anno il suo lavoro. Fartimelo lì nella. Sì. Ok, allora, ci spostiamo. Mario. Vedere. Iniziamo a capire la costruzione del giglio e possiamo dire che il giglio è formato da 6 pezzi: il primo, secondo, terzo, quarto, quinto, fino ad arrivare all'ultimo pezzo che sarebbe la cima del giglio. Il materiale che viene utilizzato per la costruzione del giglio è, possiamo dire, il pioppo. Invece quindi la borda, che è l'asse centrale che mantiene tutta quindi la costanza del giglio, è di abete. Si costruisce prima la base del giglio, poi comunque quindi si mette il palo quindi centrale, che sarebbe la borda, in modo che comunque quindi prende la sua fisionomia quindi il giglio. Si cerca sempre di metterlo in un modo dritto, in modo che comunque il giglio non possa pesare né da un lato né dall'altro. Infatti esistono dei sistemi quindi che si utilizzava un filo con un ferro per vedere se la borda era allineata rispetto a questo quindi filo. Dietro a una macchina come quella c'è una perizia tecnica straordinaria degli artigiani di Nola e anche un grande lavoro. Se ne può. Quindi lo studiate prima sul tavolo, poi dopo da lì. E poi da là si realizza e si alza. E la sua struttura, quella è ormai sì. È stata stabilita. Ma quella è studiata oramai. No. No, non ci sta nessuna modifica. Dalla costruzione quindi del legno poi possiamo dire che viene rivestito quindi il giglio e abbiamo comunque quindi la fase della quindi carta pesta.
questo è il progetto di un giglio che il nostro operaio sta realizzando e tutto questo sarà poi ricoperto di carta pesta. Guardate che come quindi lavora la carta nelle sue lunghe incanalature, ma dopodiché si pitturerà, si fa prima il primo strato di fogli, dando meno di bianchi, e poi si fa lo strato, dando meno anche di giornale, per far uscire la forma anche più resistente. Dopo quindi lo studio del legno e della carta pesta abbiamo la decorazione. Questo quindi è San Paolino, è il santo della festa, questo è San Felice, il santo quindi di patrono di Nola. Però io vorrei tornare su questa cosa del culto, della festa e dell'idea di quando nasce e quando mora. Mi hanno spiegato che c'è chi inizia subito dopo la festa a preparare la festa dell'anno dopo. Abbiamo presentato insieme al Comune di Nola questo progetto della città della cartapesta, dove il turista che viene a Nola durante l'anno, dove non c'è la festa, possa capire che cos'è una festa come quella di Nola e tutte le implicazioni economiche che ci sono intorno. Si dice che la festa tanto nasce quanto muore, perché nel momento in cui viene abbattuto l'ultimo giglio nasce la festa, il ciclo per l'anno a divenire. La vostra è un'arte che si tramanda da generazione in generazione. Da quante generazioni? È la sesta generazione. In quanti lavorate in questa bottega? Siamo in 10. Siete impegnati alla costruzione del giglio per realizzare? Per il momento abbiamo un solo disegno qua, solo quello del Salumier. Realizzate più di un giglio? 5, facciamo. 5 gigli realizzate? La vostra bottega ne realizza 5. 5, giusto. Un bel impegno. E voi già state cominciando in opera? Per lavorare. Con questo qua si modellano cornici, capitelli, statue, santi, quelle che uno vuole realizzare, servono per rivestire un giglio di carta pesta. Poi dopo fatto questo si deve fare un calco in cesso. Dopo fatto il calco in cesso si toglie la creta e si ristampa con la carta stampa. Ogni anno si cambia. Si cambia, si fa il giglio nuovo. Nuovo, sì. E tutti i calchi vengono in qualche stanno modo depositati. Riutilizzati. Noi ci abbiamo 5.000 calchi. 5.000. Questa è una festa non solo millenaria e quindi in quanto millenaria da tutelare, ma è una festa, una delle poche feste d'Italia, che coinvolge decine e decine e decine di migliaia di persone. Veramente c'è una straordinaria partecipazione popolare, con un investimento di risorse e di mezzi, prevalentemente nolani, rilevantissimi, e per consentire anche la fruibilità di questa festa quando non c'è la festa. Questa festa ricomincia appena finisce, forse non finisce mai. La fondazione è uno strumento veramente significativo e credo che per la valorizzazione dei beni culturali sia veramente l'elemento topico per promuovere l'aspetto stesso dei beni. Qui la festa è spontaneità. È spontaneità perché il popolo che la vuole. In altre parti ci sono le istituzioni che vogliono la festa. Qui non ci dobbiamo inventare nulla, è nel nostro DNA.